Ciao a tutti, ciao Lore, bentornati al Tech delle 5. Come stai Lore per prima cosa? Tutto bene, te che mi racconti? Ma tutto bene, io sono appena andato a ritirare un pacco sotto dalla portineria, che è il secondo controller della PS5, perché ho deciso che voglio giocare a It Takes Two, di cui ha appena pubblicato la recensione Giorgio. E proverò a convincere la mia ragazza a giocarci con me. Non lo so se ci riuscirò. E se no, appena sarà possibile rivedersi con qualche amico. E Insomma, se no, secondo Peppe, l'alternativa mi dai il codice amico e ci giochiamo insieme in diretta Twitch, così. Bravo, mi sembra un'ottima idea. Mi sembra un'ottima idea anche questa. Certo, Potremmo fare così. a questo Facciamo punto avrò schifo tutti e comprato. due con i platform, vero? Non lo Io so devo qual è dire la. che no, io i platform in realtà mi piacciono, cioè ci gioco abbastanza e mi ci diverto. Però tu giochi ai videogiochi da molto più tempo di me, quindi magari farò comunque più schifo io di te. No, con i platform ho il blocco psicologico, per cui distanti. Bene, bene. Beh, questa potrebbe essere un'idea, vediamo. Cioè, adesso, certo, mi fa un Vabbè, po' piangere a questo punto prima aver comprato il controller. convinci Laura, convinci Laura. Esatto, proverò a convincere Laura, vediamo, vediamo. Tu che stai provando di bello? Che stai giocando a qualcosa? Di giochi no, in realtà no. Avrei Disco Elysium da provare, ma mi spaventa un pochino. Ma poi vabbè, in questi giorni avevo altro da fare. Mi spaventa, cioè, in realtà è uno dei migliori giochi di ruolo usciti negli ultimi tempi. Il problema è che è in inglese, il che non sarebbe un grosso problema se non fosse che non lo so quante valanghe di. Cioè, è praticamente solo basato sui dialoghi. E Esatto. l'inglese non è proprio di quello colloquiale, che si capisce a meraviglia, per cui poi magari ci gioco e lo capisco perfettamente, però Sì, però mi dà uno di quei leggendo. mi dà l'idea di uno di quei giochi, cioè molto 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 basati anche sulla caratterizzazione dei vari personaggi, quindi mi immagino tutti i vari forme slang, cose del genere, di quelli che un po' ci Esatto. perdi la testa. E poi in realtà c'ho una box nera lì dietro che si intravede anche se sfumata, in cui c'è un HP Reverb G2 da provare, anche quello Cos'è un HP interessante. È Reverb un G2? visore realtà Ah! virtuale barra realtà aumentata, che verrà sfruttato unicamente per la realtà virtuale. Dovrebbe essere il migliore, cioè proprio in assoluto, quello che Shut Up and Take My Money, quindi vediamo nei prossimi giorni un po'. Però stiamo sviando tantissimo Tantissimo. dall'argomento di Sì. oggi. Sì, sì, Beh, sì, sì. alla fine parliamo di periferiche, tutto sommato, no? Quindi, cioè, anche la Sì, prendiamo larga, l'abbiamo presa larga dal controller, dal VR, parliamo di periferiche. Vuoi introdurre tu l'argomento di quest'oggi? era da un po' che volevo parlare di mouse e tastiere perché sta avvenendo un po' di cose particolari, insomma, nel settore. Non ne abbiamo mai parlato nel podcast, non ne abbiamo mai parlato nelle nostre dirette, quindi magari poteva essere l'occasione per introdurre l'argomento e magari poi ampliarlo nelle prossime settimane se c'è interesse. Assolutamente. E approfittiamo anche perché hai pubblicato la recensione di una tastiera proprio stamattina. Sì, esattamente, della Logitech Ergo K860, che è una tastiera stranissima, ve la faccio vedere per gli amici del podcast in diretta, per gli amici del chi ci segue in podcast video. È difficile farla vedere perché l'inquadratura è piccola, però si dovrebbe vedere. È una tastiera ergonomica, cioè pensata, focalizzata per l'ergonomia, e spicca perché è curva, quindi non è piatta, perpendicolare alla superficie, ma c'ha questo arco che la rende un po' spiovente dal centro verso i lati, in modo da tenere le mani appunto spioventi e non perpendicolari al piano per evitare di comprimere le articolazioni dei polsi. E poi è una tastiera di quelle con i tasti divisi in due sezioni, sempre per una questione di ergonomia. E devo dire, mi sono trovato strabene, e se non fosse per un problema con l'autonomia, che però lo spiego meglio nella recensione completa che vi invito a leggere. In ogni caso, Logitech mi ha detto che è un problema della mia unità specifica, quindi me ne ha inviato un'altra e adesso rimanderò indietro quella che sto utilizzando, perché secondo loro è stato un problema mio. Però basta, andatevi a leggere la recensione così non perdiamo ulteriore tempo. Te invece che tastiere utilizzi, Lore? Partiamo da queste Senti, cose. in questo momento sto usando una Corsair K55 RGB Pro XT, un nome lungo altisonante. In realtà K55 è una sigla che Corsair usa già da tempo per le sue
tastiera a membrana. Okay. E proprio a proposito delle tastiere a membrana, mi aveva colpito la tua frase, una delle frasi di apertura della recensione della Logitech, mm-hmm. in cui dicevi: dopo tante prove ho capito che per scrivere preferisco una tastiera a membrana. Sì, sì, sì. E se ti dicessi che non hai provato le tastiere meccaniche giuste? Può essere. Allora, perché vedevo può sempre essere. Lì nella recensione che hai la buon vecchia Logitech G Pro X. Esatto. E anche Logitech ogni tanto con i nomi ci mette la sua, perché se cerchi G Pro X c'è cuffie, tastiere, esatto. varianti della stessa tastiera, varianti delle stesse cuffie, ci si capisce niente. Mm-hmm. Cioè mi piace che ci sia una linea di prodotti Logitech G Pro, però cavolo, dategli un attimo di distinzione, perché sì, se no non ci si capisce niente. Però appunto la G Pro X che hai te è una tastiera meccanica classica, sì. ovvero con i tastoni belli grossi, un po' come una tastiera membrana, con uh-huh. la differenza che appunto sotto ci sono degli switch. Sì. Allora, intanto dipende dagli switch che ha quella tastiera. Che mi pare abbia gli switch blu, se non ricordo perché male. Perché a seconda degli switch che ha ci vuole più o meno forza per l'attivazione. Certo. E poi non dipende più soltanto da quello. Mhm. Ora, senza ritirare in ballo un'altra tastiera Logitech, tiro in ballo un altro marchio che è Rockat. Uh-huh. Rockat da poco, da qualche mese, si è concentrato un po' di più sul mercato italiano. Okay. È stato assorbito all'interno del marchio Turtle Beach, che sono quelli che fanno le uh-huh. cuffie gaming. Sì. Cuffie gaming per tutte le piattaforme. Uh-huh. È rimasto comunque autonomo, cioè il marchio Rockat fa mouse, tastiere, quindi periferiche okay. gaming PC. Uh-huh. Uno degli ultimi modelli che abbiamo provato e recensito su SmartWorld ha questi switch meccanici particolari a profilo ribassato. Okay. Ovvero il tasto è molto molto sottile, mm-hmm. C'è lo switch meccanico sotto, non è più solo meccanico, è anche ottico, perché c'è un fascio di luce, insomma, che viene interrotto mm-hmm. alla pressione, e in quel modo l'input viene spedito al PC, insomma, in modo un pochino più rapido del modo classico. Chiaro. Quindi mm-hmm. hai una frequenza di aggiornamento di 1000 Hz, insomma, come la maggior parte dei mouse gaming. Mm-hmm. E il vantaggio, appunto, è che, essendo uno switch ribassato, ha uno stile di digitazione completamente diverso da quello delle tastiere meccaniche classiche. Uh-huh. Magari ci sarà qualcuno che avrà da ridire per questa affermazione, ma dopo averne provato qualche modello vi posso dire che cambia drasticamente, e infatti sono riuscito a convertire Ciso alle tastiere meccaniche con questo motivo, perché non mi ricordo, lui aveva un modello a membrana, forse aveva un modello a membrana Razer che abbiamo in ufficio da oramai veramente tantissimi anni. Okay. Che ha fatto tra l'altro il suo sporco dovere, per cui le tastiere a membrana durano, cioè nel senso anche Razer è un discreto marchio per questo genere di periferiche, però gli ho dato un modello Logitech con appunto questi switch a profilo ribassato e non se ne vuole più staccare. Tra l'altro l'odio tantissimo, perché era il modello che usavo in ufficio e quindi non lo rivedrò mai più. Se l'ha rubato lui. Okay. Però hai una velocità di scrittura con quegli switch meccanici allucinante. Okay. E al contempo delle ottime performance lato gaming, ovviamente. Mm-hmm. Perché alla pressione del pulsante succede subito quello che stai facendo, non c'è appunto ritardo tra l'input e la trasmissione dell'input. Hai tutta una serie di vantaggi lato gaming, ci sarebbe qui da fare discorsi sull'anti-ghosting, insomma ce ne sarebbero tanti di argomenti, però sì. quasi tutte le tastiere moderne gaming hanno più o meno gli stessi accorgimenti per far sì che lato gaming appunto non succedano cose del tipo premo due tasti e succedono cose diverse da quello che ho premuto, o non riesce a percepire nello stesso tempo la pressione di più tasti contemporaneamente. Chiaro. Però ecco, è bello il fatto che ci siano prodotti di questo tipo che comunque coniughino i due mondi, cioè che non sono obbligato a cambiare tastiera per giocare, ma riesco a fare le stesse cose con lo stesso modello. Sì, poi ovviamente il mio è un vezzo, cioè nel senso, ovviamente ci scrivi benissimo anche con la Logitech meccanica, che ciò è semplicemente che, proprio per la questione che dicevi tu del profilo del tasto che è più basso, evidentemente quello di cui stavi parlando, ho notato che semplicemente digito più velocemente con quella membrana, ma sicuramente, per come dicevi tu, è perché
ho a caso comunque ho provato a digitare su tastiere meccaniche che sono più orientate al gaming, che quindi hanno delle caratteristiche un po' diverse rispetto a magari tastiere meccaniche più a 360 gradi che vanno meglio anche per la scrittura. Poi, come ho scritto anche nell'articolo, non mi ricordo se l'ho detto, in realtà vabbè, io prima di questa Logitech mi ero trovato a digitare con la tastiera Apple, quella classica, tipo vecchissima, con il cavo, che tra l'altro ha un cavo ridicolo, saranno 30 centimetri, ho dovuto prendere una prolunga perché boh, cosa ci faccio con un cavo così breve, ma vabbè. E quella devo dire che mi ha servito a dovere per tanto tempo, però adesso l'ho sostituita con questa, anche perché... una cosa che mi piace molto dei prodotti Logitech sono le personalizzazioni con Logi Options, che è il loro software per personalizzare un po' i comandi, e sinceramente la consiglio i prodotti Logitech anche molto in accoppiata, perché faccio un salto e ti porto sul mondo dei mouse. Io da ormai parecchi anni, da quando è uscito, anche di più forse, perché prima usavo il modello base, vabbè, utilizzo l'MX Master 2S, dico da prima che uscisse, perché prima utilizzavo il 2 normale che mi si è rotto e poi ho sostituito, grazie alla garanzia di Amazon, con il 2S che era appena uscito. Quindi da ormai parecchi anni utilizzo questo, e le scorciatoie che ci puoi fare con questi mouse qui sono, cioè per me sono diventate indispensabili. Anche per giocare però cambio mouse e utilizzo un vecchissimo mouse gaming che mi ero comprato forse prima di arrivare a Firenze di da voi, che era un Cooler Master Devastator qualcosa, di quelli proprio vecchissima scuola. Sì, te invece mouse che mi dici? Per il momento sono anche in questo caso con un mouse Corsair, perché come dicevo nelle recensioni sto provando appunto questa tripletta di prodotti nell'attesa che entri qualcos'altro, e in effetti sta entrando qualcos'altro di altri marchi, insomma, ora non mi ricordo nemmeno se ho embarghi o roba del genere, per cui non lo dico nemmeno. Sono con un modello Corsair in questo momento, che ha sostituito, forse neanche momentaneamente perché mi ci sto trovando incredibilmente bene, un modello Logitech. E c'è appunto, ti volevo dire, c'è questa tendenza invece nei mouse molto particolare. Se te vai a vedere i mouse gaming di 2-3 anni fa, ce n'erano un sacco. Non solo a marchio Logitech, ma mi sembra anche a marchio Corsair e anche altri marchi, altri produttori di mouse, avevano tutti i pesettini da inserire nella scocca per appesantirli più da una parte, per appesantirli più dall'altra, per bilanciarli in modo diverso. E c'erano dei mouse appunto che, 150 grammi, 160 grammi a volte, 130, 140, un peso importante, perché appunto, serviva, avevi una metodologia di movimento del mouse molto particolare. Adesso invece c'è una tendenza completamente opposta, ovvero a farli più leggeri possibili. Più leggeri sono, meglio è. Questo qui che sto provando io ora pesa, vado a vedere per non dire sciocchezze, 69 grammi. Ah, leggerissimo. Ora, 69 grammi vuol dire che quando faccio ellittica il pomeriggio riesco a spostare il mouse con le vibrazioni del pavimento. Riuscite a muoverlo con il pensiero. Tra l'altro questo integra dell'hardware molto particolare, che addirittura con hardware PC di fascia alta riuscite ad avere un polling rate di 8000 Hz, che anche qui, per non dire sciocchezza, avevo scritto una frase ben precisa per far capire cosa vuol dire. Aspetta, non la ritrovo. Non la ritrovo, comunque sono tipo 8 istruzioni al millisecondo, una roba 8 volte più veloce dei mouse convenzionali. Cioè, mouse gaming di solito vanno a 1000 Hz, questo arriva a 8000 Hz. Cioè, ci vorrebbe il meme dell'alieno so unnecessary, perché non serve veramente a niente. Cioè, serve ovviamente perché hai più velocità e meno latenza degli altri mouse, però certo, si raggiungono dei limiti veramente allucinanti. Sì, sono i classici flex, che è l'azienda che vuole dimostrare quanto sono fighi. Sì. Ma fanno anche bene, perché non è un mouse di quelli che costa 300 euro, siamo nell'ordine dei 50-60 euro, cioè una cifra che per un mouse gaming va bene, anzi 54,99, per cui va bene.
La cosa particolare è che è un mouse cablato. Anche questa, cioè, è una cosa quasi contro tendenza rispetto a... Perché... Dimmi. No, ti entra a gamba tesa perché c'era proprio nella chat di Twitch Andrea J che ci chiedeva se siamo team wireless o team wired, quindi è interessante introdurre questo discorso, quindi spiega quello che stavi dicendo, poi parliamo anche di wireless, non wireless. Io sarei tranquillamente team wireless, nel senso perché devo avere l'impiccio del filo quando ci sono i produttori che oramai realizzano mouse con ricevitori wireless che vanno tranquillamente a 1000 Hz, cioè nel senso raggiungi le stesse performance di un mouse cablato, per cui non hai problemi di latenza, hai il dongle dedicato che trasmette con il mouse, hai sensori sotto che sono velocissimi e vanno da 100 a 18.000 dpi, cioè non te ne frega più niente di fare distinzione, anzi, cioè se proprio devo vado appunto sul senza fili, perché se non stai attento nella tecnologia, nel modo di realizzare il filo, va a finire che è un impiccio invece di un vantaggio. Ecco, questo è un mouse cablato e io non mi rendo mai conto di avere il filo, cosa che non mi è successa con tanti altri mouse cablati che ho provato in questi ultimi anni. Per la posizione, è fatto di un materiale particolare, è leggermente rialzato rispetto alla posizione del mouse e non lo senti. Lo senti, non mi viene da allungarlo, non mi dà fastidio, non si incastra niente, è clamoroso, per cui ovviamente 8000 Hz li raggiungi solo con un mouse cablato in questo caso, perché al momento quelli wireless non ci arrivi. Non ecco. Ci arrivano, certo. Ma io tendenzialmente sono sempre molto mixed feelings su cavo o non cavo, utilizzo in questo momento due prodotti wireless e penso che continuerò a utilizzarli a lungo, perché sia il Master 2S che la Logitech Ergo K860 sono wireless, mi piacciono molto tendenzialmente i prodotti wireless che si collegano tramite dongle e non tramite Bluetooth, sia perché il Bluetooth consuma di più, sia perché è più lento nella trasmissione molto spesso, perché è difficile che abbiate un PC fisso con Bluetooth 5.0, quindi il segnale è più lento, mentre le connessioni tramite dongle tendenzialmente utilizzano delle frequenze del Wi-Fi che vanno meglio. La cosa che ovviamente non mi piace del wireless è quando si scaricano, che mi sembra banale, però succede, cioè nel senso succede che stai proprio lì, che devi lavorare, che c'è quella roba super impellente da fare, e compare il pop-up mouse scarico, e a quel punto lì insomma ti viene un po' un po' i moccoli, come direste voi a Firenze. E, senti, parlando di mouse gaming, accessori gaming in generale, sempre dalla chat ci arrivano, il solito commento che devono avere i LED RGB, e su questo mi sembra che ormai Tutti quelli che ho provato ultimamente non hanno LED, non hanno proprio LED RGB. Per diminuire i grammi complessivi levano tutto. Cioè, certo, che posso dire? Un po' non c'è più neanche il mouse, l'aria e basta. Che posso dire? Fanno anche bene. Cioè, nel senso, non lo so. Tu che ne pensi degli RGB su mouse e tastiere gaming? Allora, su tastiere, io non so se hai avuto modo... A parte sì, perché la Logitech che stai usando te non è retroilluminata. Esatto, la Ergo... Ecco, io probabilmente la cestinerei. Ok. Proprio se ora ho un rapporto con una tastiera non retroilluminata mi sento male. Non so perché, non te lo so dire perché, è che sono talmente tanto abituato a vederli a colpo d'occhio i tasti così, non è che guardo la tastiera mentre scrivo, è quasi stupida come cosa, è quasi mentale, però mi dà un po' fastidio. A te sarà che provi a utilizzarle a luci basse o luci spente, cioè perché io mi sono reso conto che quando utilizzo la tastiera la sera, tendenzialmente lo faccio per giocare, lo faccio con la tastiera retroilluminata, di giorno per scrivere, alla fine non... Cioè, c'ho sempre una punta di illuminazione. Nulla, non cambia nulla. Sai qual è il fattore, penso, psicologico? Che se cambi tastiera, è vero che di solito digiti senza guardare, se hai esperienza, se scrivi dalla mattina alla sera, ma se cambi tastiera è ovvio che ti viene voglia di buttargli un occhio ogni tanto per... vedere, perché tanto c'hanno tutto il vizio di cambiare il layout, le posizioni dei tasti. Per esempio, questa Corsair ha una fila di tasti in più sulla sinistra
che probabilmente se la provassi, a proposito di moccoli, ecco, perché sì, esatto, invece di premere control premi il tasto per la macro e se l'hai abbinato a qualche funzione su schermo succede un troiaio. Sì. Per cui criminali, hai bisogno di una posizione diversa di scrittura dal solito. Sì, senti, ti posso interrompere un secondo? Hai nominato le macro, un'altra cosa che ci dicevano proprio in chat era dei mouse gaming con le shortcut da utilizzare nei giochi, comunque sì, con i tasti aggiuntivi. Io li utilizzo tantissimo. Io il motivo per cui utilizzo quel vecchio Cooler Master è perché... banalmente il corpo a corpo, cioè nel senso se non c'hai il tasto sul pollice nei giochi FPS eccetera esci pazzo, oppure non lo so, per lanciare le granate, roba del genere. Te hai dei suggerimenti particolari magari di un brand che utilizza bene i tasti aggiuntivi o qualcosa del genere, qualcuno che ti, cioè, che ti viene in mente, che ti sei trovato particolarmente bene a personalizzare o in generale a utilizzare? Senti, più o meno tutti i mouse gaming a questo punto integrano qualcosa di pulsanti. Allora, c'è la particolarità, che è una cosa che scrivo sempre nelle recensioni, io non sono mancino, sono destrimano, ma una cosa che mi fa abbastanza sclerare sono i mouse che sono soltanto per destrorsi. Sì. Perché, cioè, nel senso, quasi tutti hanno una... almeno quasi tutti alcuni mouse di certe fasce di prezzo hanno una certa simmetria nelle forme, per cui, cioè, se hai a mettere due tasti a sinistra, mettili anche a destra. O altrimenti ci sono dei modelli particolari che addirittura si possono smontare le scocche e mettere i tasti da una parte invece che dall'altra. Sono accortezze particolari. E comunque la metto sempre nei contro questa cosa, cioè, perché se mi fai un mouse che è soltanto per una certa tipologia di utenza fai un po' incavolare. Certo. Comunque sia, ti dicevo, ci sono varie soluzioni, vanno provate. Io, per dire, non li uso tantissimo i tasti laterali, cioè, per dire, quando gioco Overwatch l'ho bindato per spammare una battuta vocale in modo da far innervosire gli avversari e basta. Il corpo a corpo uso il tasto su tastiera, quello bindato di base. Sono un folle, ma oramai sono abituato così, cioè ho la mano che riesco a andarci velocemente. C'è un modello molto, molto particolare che ho recensito l'anno scorso, che si chiama Corsair Scimitar RGB Elite, anche i nomi, vabbè, ci torneremo su un secondo momento, che ha un tastierino numerico laterale con 12 pulsanti. Mamma mia. Che è follia. Sarebbe pensato per i MOBA, tipo League of Legends e simili, perché così c'hai praticamente tutto sul mouse. È una cosa che personalmente odierei, perché il pollice dopo un po' ti si stacca dal dolore, ma insomma... Appunto, per utenza particolare ci sono addirittura mouse con 12 pulsanti programmabili, hanno addirittura delle zigrinature particolari per farti capire quale linea di pulsanti stai premendo. Lo stavo per chiedere come li distinguere. E addirittura vai. Questo con un cacciavitino puoi avvicinare o allontanare la posizione dei tasti in modo da adattarla alla forma della tua mano. Wow. Quindi insomma ce ne sono di cotte e di crude se uno si mette a guardare, ecco. Bella, cioè, cavolo, bello folle questo, devo dire. Bene. In effetti sì. Direi che dobbiamo andare a chiudere perché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Raccomandazioni finali sempre le stesse: lasciateci le recensioni su Apple Podcast, fatelo perché ci aiutate a crescere. E se avete dubbi, domande, perplessità su tutto quello che stiamo dicendo nel podcast, ricordatevi che su Facebook c'è il gruppo chiuso Smart World Family Official, dove noi interagiamo spesso con la community, quindi, cioè, nel senso, venite, ci chiedete le cose e noi vi diciamo. Ma qual era quel mouse con 12 tasti? Ve lo diciamo, esatto, se ce lo chiedete. Poi magari vi lasciamo anche i link nelle note dell'episodio, ma questa è un'altra storia. Sempre a proposito di community, vi ricordo il nostro canale Telegram quasi recente che si chiama Smart World Live, che abbiamo riesumato dopo anni, perché è un canale che ci permette di raccontarvi un po' di dietro le quinte eccetera eccetera. Lo avevamo utilizzato molto nei bei tempi in cui andavamo alle fiere, stanno niente fiere, però comunque anche lì si chiacchiera, perché si commenta quello che stiamo
che stiamo combinando, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, venite a trovarci anche su Smart World Live, su Telegram, e poi ovviamente su tutti i social network, lo sapete, Smart World IT, noi siamo dappertutto, peggio del prezzemolo. Grazie Lore, grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domani. Ciao a tutti. Ciao a tutti.